Con questa guida vogliamo darvi una panoramica di quel che sono per noi le migliori build per ciascuno degli eroi che potete impersonare in Marvel's Avengers. Vi elencheremo per ogni personaggio quelle che per noi sono le migliori mosse eroiche, accompagnandole alle statistiche che meglio si collegano. Che preferiate utilizzare Iron Man, Captain America, Hulk o Vedova Nera? Avere un personaggio potente nel party vi permetterà di avere una via privilegiata contro tutti i nemici che vi si pareranno davanti. Partiamo subito da Iron Man. Iron Man è un ottimo personaggio offensivo, quindi il nostro consiglio basilare è quello di equipaggiare abilità che migliorano enormemente il suo potere offensivo in combattimento. Queste abilità sono Raggio Laser, un'abilità piuttosto famosa e desiderata da qualsiasi giocatore che vi permetterà di concentrare i laser e sparare un raggio più potente al bersaglio designato. Samurai Fonico, un ottimo attacco a spazzata che utilizza i laser per stordire i nemici. Colpo ustionante, un'abilità che vi permette di utilizzare immediatamente un attacco col laser dopo aver schivato i colpi nemici in arrivo. Tuffo potente, un'abilità che vi permette di afferrare i nemici in aria e sbatterli a terra, stordendo anche chiunque si trovi nelle vicinanze. Attacco montante con propulsori, un'abilità che vi permette di avvicinarvi rapidamente a un nemico per lanciarlo in aria e romperne lo scudo. Per quel che riguarda le statistiche invece, se volete avere un Iron Man devoto all'attacco, dovreste focalizzarvi su tutti quelli che vi permettono di infliggere una grande quantità di danni. Per questo vi consigliamo statistiche come possanza e valore. Se volete innalzare ulteriormente la probabilità di critico del vostro Iron Man, potete pensare di aumentare la compattezza. Captain America. Un altro eroe proprio come Iron Man che predilige il lato offensivo in combattimento. Equipaggiargli le migliori mosse e statistiche eroiche renderà il vostro Captain America una vera e propria macchina da guerra. Partiamo dalle abilità, iniziando da Colpo con Scudo, un attacco che vi permetterà di concatenare una serie di colpi per sbilanciare i vostri nemici. Andando avanti troviamo Spazzata con Scudo, un attacco combo che viene seguito da un addizionale che butta a terra i nemici, il migliore per stordire per qualche secondo i nemici, rendendoli vulnerabili. Per ultimo abbiamo Cercatore, un'abilità davvero molto utile che vi permetterà di colpire fino a 5 nemici diversi. Come Iron Man, per quel che riguarda le statistiche, un buon Captain America deve vedere equipaggiati possanza e precisione. Hulk, come ci si potrebbe ben aspettare conoscendo il personaggio, è un ottimo tank in quanto può assorbire un bel po' di danni. Con questa guida alle migliori build dei personaggi Marvel's Avengers potrete trasformare il vostro omone verde in una spugna per i danni, rendendolo ancora più resistente e pronto ad essere lanciato nella mischia. Iniziamo come di consueto con l'abilità, partendo da Furia Klaxon, un'abilità che innalza enormemente l'energia della rabbia quando schivato un colpo. Andando avanti troviamo Ferocia inarrestabile, aumenta il valore massimo dell'energia della rabbia del 15%. Strage diabolica, un'abilità che permette di aumentare l'energia della rabbia dopo un abbattimento. Istinto di sopravvivenza, il recupero di willpower aumenta del 100% quando Hulk è in stato di furia. Caos controllato, riduzione del costo della furia del 20%. Essendo Hulk un personaggio improntato alla difesa, dovrete necessariamente aumentare l'armatura. Importante quindi la statistica resilienza oltre che determinazione. Quest'ultimo aumenta il willpower massimo e l'efficacia del recupero del willpower. Vedova Nera. È maggiormente funzionale come un personaggio di supporto ed è devota agli attacchi ranged. Le abilità migliori saranno quindi Pioggia di Proiettili, un'abilità che aumenta di 20 colpi le dimensioni dei caricatori dei colpi automatici. Andando avanti troviamo Colpi di Grosso Calibro, una pistola particolarmente potente che riesce a fermare i nemici. Colpi automatici, arma automatica che potete utilizzare per far piovere proiettili sui bersagli. Colpi stordenti, un'abilità che aumenta il danno stordente dei proiettili sparati con full auto del 15%. Vedova Nera avrà bisogno di un'ottima precisione per essere performante, in questo caso quindi sarà utile avere come statistica eroica precisione. Kamala, altra eroina, altro personaggio di supporto che funziona molto bene anche come personaggio difensivo assieme ad Hulk. Kamala ha molte abilità uniche, utili ad attaccare il nemico e stordirlo.
Partiamo dall'abilità a doppio calcio verso il basso. Quando siete a mezz'aria potete sfondare la guardia nemica e sbatterli a terra con un calcio. Spazzata, un attacco rotante che colpisce i nemici che avete attorno. Il modo migliore per farvi un po' di spazio per respirare. Batosta rotante, un attacco che vi permetterà di alzarvi in aria colpendo i nemici con diversi montanti. Arpione, una buona skill che vi permetterà di afferrare i nemici più piccoli. Volere brillante, un'abilità che rigenera willpower del 4% ogni secondo mentre Polymorph è attiva. Essendo Kamala un support improntato alla difesa così come per Hulk, le due migliori statistiche eroiche da equipaggiare sono resilienza e determinazione. Termina qui questa nostra guida alle migliori build per i personaggi di Marvel's Avengers. Fateci sapere qua sotto nei commenti la vostra riguardo questi suggerimenti. Mi raccomando, lasciate un mi piace e seguite il canale di Tutto Tech. E niente, dalla redazione è tutto, ciao a tutti! Buongiorno.